Ciao. Chi non muore si rivede, si dice. Quasi, questo fine settimana, quasi. Allora, vediamo se c'è qualcuno. Io mi farei il mio My 12 Days di febbraio. Ho stampato le foto. Vediamo se c'è qualcuno. Qua il mio kit, senza inserti. Ne ho già usati i timbri per fare il My Calendar, però. Buonasera. Eccovi qua. Eccoci! È stata una settimana lunga. Che se non fossi a stemma mi ubriacherei perché ho finito il lavoro sul database del sito. Non mi ubriaco, però vorrei tanto. Eccovi qui. Ciao! Allora, qui stiamo preparando il kit per il progetto di domani, che intanto che arrivate ve lo faccio vedere finito. Adesso aspettate che lo chiudo e ve lo faccio vedere. Credo che lo rifarò domenica mattina nel live, perché domani in pausa pranzo secondo me non riesco perché ci va un pochino più di tempo, devo ancora buttare giù le misure, ma lo faccio domani o stasera, adesso vediamo. Dicevo che sono talmente contenta di aver finito di lavorare sul database del sito nuovo che probabilmente potrei quasi ubriacarmi se non fosse astemia. Posso provarci col pumpkin spice. Vabbè. Secondo me fine prossima settimana, inizio di quella dopo, più probabile inizio di quella dopo, passiamo tutto sul sito nuovo. E poi si festeggia. Questo qui è il progetto di domani, che è il My Calendar del 2019. È una versione slim del progetto dei My 12 Tales. Una foto al mese. E questi, vabbè, io ho usato i timbri i timbri dei kit, però ovviamente ognuno può usare che cosa vuole. Qua non ho proprio messo tanta colla, quindi magari adesso rimediamo. Ci mettiamo un pochino di colla qui. Tac. E qui dietro devo ancora fare una targhettina con il journaling, però insomma mi do del tempo. Questa qui è la bustina fatta a mano. Vi farò poi il file con gli appunti, con le misure, dopo aver collaudato il gruppo del mattino, che generalmente poi il mattino sbaglio le misure e il pomeriggio poi mi ripiglio un po', mi rodo. Ok, allora, questo qui sarà il progetto del My Calendar 2019, una versione Bignami. Del My 12 Tales. Ah, auguri, giusto, la festa della donna. Non la festeggio tantissimo, quindi non sono neanche abituata particolarmente a dire a fare. Allora, io farei il progetto del My 12 Tales di febbraio. Ho qui le mie 6 foto, sempre in bianco e nero. Ci sono i miei amici e ci sono un po' di selfie. Ah, in realtà manca una foto di un concerto. Vabbè, non importa, lo faccio così e va bene. Ecco cos'era, mi era venuto 2 volte Sirius e ho sostituito al volo questa foto qui, ma vabbè, adesso vediamo se usarle anche tutte. Allora, ho qui il mio foglio 12x12 di Tommaso. Sapete che io in realtà i My 12 Tales li faccio su formato A4, quindi mi taglio subito il foglio in formato A4, così ho anche un pezzetto di bianco come avanza. E questi sono 8,5 per 11,5 come misura, se non ricordo male. Opla. Ok, ora guardiamo il kit. I kit ne abbiamo spediti buona parte. In realtà, forse quelli che ne abbiamo traspedito sono di qualcuno che sta aspettando qualcosa. Questo è il set di timbri, Innamorati e Fall in Love, inteso come innamorati, non come innamorati, anche se va bene come innamorati. Come innamorati, scusate, sono un po' provata. Non è prettamente a San Valentino, però ci sono dei cuori. Allora, vediamo cosa c'è nel kit. Abbiamo gli enamel dot, tac. Gli enamel dot di Alte New, che tra l'altro sono un pacchettino veramente pieno, sono tantissimi pezzi, vediamo se c'è scritto quanti pezzi sono. Non c'è scritto, ma sono veramente tanti, sono 3, 6, 9 strisce, saranno 23, 6, 9, 12, 15, 18, 19, caspita, sono tanti. Allora, poi c'è un foglio A4 nero della Tailored, mezzo vellum, un foglio della Renke. E un foglio della Simple Stories, questo lo ritagliamo. Allora, io mi taglio a misura questo qui della Renke, che sarà la base, quindi taglio anche lui, nella mia idea, perché a questo punto dovendoli pensare come kit, li ragiono un pochino prima, di no. Lo tagliamo anche lui a 8,5 per 11,5, quindi 8,5. Quindi ci avanza anche questo, almeno a me avanza quello. Per 11 dici, secondo me 11. Ah no, per 11 hai ragione. Hai ragione, per 11. Quindi vediamo.
In realtà io allora faccio così, perché mi piace che ci sia questa parte qui. Allora, togliamo questo, devo accorciare anche l'altro. Quando dico che con le misure io non ci prendo, intendo esattamente questo. 11. Quindi devo accorciare anche la base, che avevo fatto 11 e mezzo. Quindi accorciamola ad 11. È giusto, perché poi è 5 e mezzo la metà quando lo pieghiamo. Ok, quindi questo sarà sul mio lo. Ok, non lo incollo ancora, perché in realtà non so ancora se lo farò così, però la mia idea iniziale c'era di aprire una finestrella qui, di metterci dietro il vellum e di mettere poi un fiore che usciva da lì. Allora, io adesso ci provo, se poi non mi piace ne ho altri, credo, di questo qui, e ci riprovo. Allora, faccio una finestrella piccola, diciamo che mi posiziono a 4 cm, vado assolutamente a naso, Partiamo tipo da 3, faccio 7,5, quindi 10, facciamo 10, poi lo giro, mi posiziono a filo e faccio una finestrella di piccolina, non mi interessa che sia tanto, facciamo 7, totalmente a sentimento, così, e poi la rigiro. E unisco i tagli, non li ho uniti bene, ma adesso ci ripasso sopra. Tac. E quindi di qua, se qui potrei usare il cutter adesso, ma guardate, senza saperne leggere né scrivere, faccio così. Voilà, ok? Ho aperto la mia finestrella. Qui la mia idea era di mettere dietro un pezzetto di vellum. Tanto dietro abbiamo il bianco, guardate, l'effetto sarebbe questo. Potremmo metterci dietro anche un pezzetto di nero, in realtà io il nero l'ho pensato per mattare, potrebbe essere così, avevo pensato per mattare le foto, e qui dietro ci facciamo uscire un fiorellino e le foto le posizioniamo qua. Proviamo, non mi dispiace. Allora mi taglio un pezzettino del nero, facciamo un 11x11. Da mettere lì dietro, e ci tagliamo anche un pezzettino, un pezzettino di vellum, una striscia. Poi quello che ci avanza del vellum lo possiamo usare anche per fare una mattatura sulla foto, una cosa del genere, molto carina. Si potrebbe anche fare una shaker volendo. La mia idea iniziale, cercavo delle paillette ma non le ho trovate in quantità sufficienti. Tac. Quindi mi sono poi ho poi trovato questi questi enamel dot di Altenew e ho optato poi per loro. Allora, non incollo ancora niente, vediamo se poi mi piace, mantengo questa cosa, se no siamo sempre in tempo a cambiarla. Ok, allora, così. Poi vorrei tagliare qualcuno di questi fiorellini qui, di modo da farli sbucare, scusate, qua c'è tutto pieno di roba, di modo da farli sbucare da qui, da dietro le foto. Allora, questa è una carta della Simple Stories della collezione Kissing Boot. Allora, cosa taglio? Proviamo a tagliare questo qui. Io adesso vorrei provare a tagliarlo bene, devo esercitarmi per poter registrare il corso con Enza, che richiederà un sacco di ritagli. Quindi proviamo a tagliare questo, prima lo tolgo da qui. Allora, dobbiamo anche poi pianificare, ma adesso che ho finito con questa cosa del sito sarà sicuramente più agevole la cosa, quando fare i progetti della Simple Stories Live. Non è che me ne sono dimenticata, è solo che sono in ritardo. Allora, iniziamo a ritagliare. Io non mi faccio tanti problemi e modifico la forma dei fiori se non riesco a ritagliare bene. Ho visto dei ritagli per il corso di Enza Gudor che, mamma mia, neanche con un plotter, non sono capace di lasciare il bordino bianco, quindi lo faccio senza tanti pensieri. Guardate, taglio intorno al rametto, se poi qualche rametto non mi viene bene non importa. Opla. Voi cosa mi raccontate, cosa avete fatto mentre io distruggevo file Excel a gogo? È stato un compito impegnativo questa settimana, mamma mia.
che adesso non ci vedo più, praticamente mi si incrociano gli occhi. Ah, ma guarda, durante... No, Elena, tu sei brava a ritagliare, che sembra che hai un plotter nelle mani. Elena ha ritagliato dei rametti durante il corso di Enza, che vabbè. Ciaone. Io non mi pongo così, un po' ritaglio, poi vabbè. Ok, questo bocciolo lo vorrei salvare. Se ce la faccio. Domani in pausa pranzo vediamo se, non credo di riuscire a fare appunto il progetto del calendar perché è un pochino più lungo, però magari proviamo ad assemblare qualcuna delle scatoline di moda scrap. Siete in tanti che mi avete chiesto di vederle, di vedere come si montano, dovrebbero essere abbastanza semplici, ma non ho ancora provato, quindi semplicemente magari ne apriamo qualcuna e proviamo ad assemblarla. Alla fine ho vinto io, ma è stato sprecato tanto sangue mio per Excel, tantissimo. E tanta pazienza di chi mi stava intorno, di chi mi seguiva, delle persone a cui ho chiesto aiuto. Insomma, sono stata piuttosto lamentosa questi giorni. Il cambio stagione in negozio, mamma mia. Eh già, ma in effetti qua adesso fa abbastanza caldo, devo dirti, Giorgia. Non è ancora proprio primavera, la sera fa freschino, la mattina fa molto freschino, però è già cambiata completamente l'aria. A distanza di chi? Sì, sì, lo faccio. Lo faccio, Sabrina, credo di farlo domenica mattina, perché dicevo, non credo di farcela come tempi nella pausa pranzo di domani, tra un corso e l'altro. Non credo di farcela. Però domenica mattina sì, sicuramente lo faccio. E vi lascio anche il file di appunti. Oh, mamma. Il file di appunti sul gruppo, come sempre. Niente, questo rametto l'ho un po' maltrattato, vabbè. La Midnight Garden della prima marca è arrivato solo quello, sì, non mi dire niente, Luisa. È una lotta in questi giorni, abbiamo un po' di ritardi con alcuni fornitori e quando non ci si mette la dogana ci si mettono i ritardi di spedizione. Sì, mi era accaduto. Ok, tagliamo qui. Ne vorrei tagliare anche un altro, ma magari dell'altro tagliamo solo qualche rosellina. Adesso vediamo dove metterlo questo. Mi piacerebbe che sbucasse dalla finestrella, devo dirvi la verità. Questo è il bianco di oggi domani? Sì. Tac. I pennarelli del Nanuvo sono alcolici. Allora, il kit in realtà è talmente basic, vi serve del cartoncino, del chipboard. Io sto facendo usare il cartoncino vegetale di Tommaso. Un foglio e mezzo, due bazzi bianchi, una carta patterned, una striscia 10x30 di, lo so perché ho appena chiesto ad un'amica di fare il kit, quindi sono preparata su cosa serve, una striscia di bazzi nero per fare la taschina e poi dei ritagli per fare le timbrate e le fustellate. Io vi metterò il file di appunti nella sezione file del gruppo, questo coso qui tipo corallo non esiste, che lo ritaglio, adesso lo togliamo anche questo, così, voilà. Guardate, l'idea era una cosa del genere, che mi piace assai. Potrebbe anche essere carino per la parte qua in basso ritagliare una striscia nera con un pezzetto di rametto. È sfidante come cosa, però potremmo quasi quasi provarci. Facciamo una prova, vediamo che cosa ritagliamo. Tagliamo questo. Allora, partiamo da qua. Guardate, taglio questo di modo da averne due, poi piuttosto mi taglio qualche rosellina. L'idea sarebbe di prendere un pezzo dove ci sono le righe nere e tenere solo la riga nera e ciò che c'è intorno. È un'idea malata, probabilmente sì, ma sono tre giorni che litigo con Excel, cercate di capirmi. Ok. Sono a base d'alcol e tra l'altro chi li usa mi dice che siano molto facili da usare. Erika ha fatto dei corsi qua in negozio e le clienti erano tutte entusiaste. Allora, facciamo così, seguiamo la riga. Ritaglio tutto ciò che è fuori dalla riga nera. Arrivo, non mi dà più le notifiche. Sto facendo il Michael Test di febbraio. Due pollici. Ok. No, sono io che l'ho tagliata male, infatti è storta. Voilà.
Vedete che questo lo adesso in mezz'oretta lo facciamo, perché sono tutti lo semplici. Sto, ieri ho buttato giù i sentiment principali delle prossime plance, così poi ci posso lavorare, perché adesso che ho finito con questo maledetto file di Excel avrò un sacco di tempo libero, fatemelo credere. Questo lo tagliamo così. Allora, qui rifiliamo, poi vorrei togliere questa parte qui, vorrei proprio togliere un po' tutto il bianco se riesco. Ok, qui tiriamo giù dritti così. Qui ci potremmo usare il cutter, ma decido che va bene così, non sono proprio così maniaca. Poi qui sopra ritagliamo così, qui così. Ovviamente la scelta di non mettere fustelle nel kit dei My 12 Tales fa sì che tante cose le stia scegliendo di modo che siano ritagliabili, di modo che gli elementi decorativi li possiamo avere nelle carte, nei ritagli. Non ho messo, non metterò fustelle nel kit, un po' per tenere i costi comunque contenuti, perché insomma il kit costa 20 euro, di cui 15 sono dei timbri, quindi e, un po' perché non tutti hanno la Big Shot. E quindi cerchiamo di rendere tutti in grado di lavorare con quello che c'è nel kit. Poi l'idea è nel corso dei mesi di pescare dagli avanzi dei kit, ovviamente. Quindi ciò che non abbiamo usato, magari l'avanzo di questo foglio, di questo foglio con i fiori, potrebbe poi servirmi in un kit più avanti. Lì poi sarà a gusto di ciascuno. Allora, qua sto facendo questa operazione certosina. Così, eccolo, l'ho ranzato via, ma direi che va bene così. Allora, qui dobbiamo togliere questa parte bianca, quindi così rendiamo un po' più agevole l'operazione. Ok. Così. Qui. Ok, e questo lo potremmo mettere qui, per esempio, come se fosse un elemento decorativo, e qui ci mettiamo le foto. Adesso mi taglio le foto e poi decido se mi serve qualcos'altro. Questo Patrizia lo butto così. Allora, tagliamo le foto. In realtà mi sarebbe piaciuto averne anche un'altra, ma non importa. Le ho fatte di corsa adesso, quindi me ne sono persa una di quelle che in realtà avrei voluto mettere, ma non importa. Usiamo queste. Così. E così. Le foto sono più o meno un 5x5, 4,5, 4,5x5 circa. Adesso le finiamo tutte, di modo che siano tutte più o meno della stessa misura. Io le farei tutte, se posso, tutte 4,5x4,5. Che lo tagliamo di qua. Così. Questa è la mia vicina Tai, questo è Sirius. Io ne uso sempre 6. Poi magari c'è il mese in cui ne ho di meno e ne uso meno. Potete usarne anche solo una. E il vostro lo, cioè dovete decidere voi, non c'è nessuno che vi possa dire quante foto meritano di essere ricordate, quelle che volete, quelle che più vi piacciono, non c'è un obbligo, almeno in queste cose, niente regole. Poi tagliamo qui. Allora, tu sei 4,5x4,5. Ok, anche questa qua possiamo farla diventare 4,5.
Ok, quindi le ho fatte tutte 4,5x4,5, quindi mi serve una mattatura che sia 5x5. Allora, potrei decidere di fare una fascia qui, nera. Facciamo una striscia nera da 5 cm, larga quanto tutto il foglio, vediamo come sta. 5 cm. Ok. Si vede tantissimo che ho ritagliato storto. Allora, potrebbe essere una cosa del genere. E questo ce lo attacchiamo sopra così, quindi la foto sopra. E un'altra fascia, potremmo metterla qui sotto, fatemene tagliare un'altra. Oppure le faccio tutte singole. Vada per una di queste. Puoi scegliere tu. Allora no, le faccio tutte singole, mi preferisco, perché così le spargo un po', perché mi piace che questo qui sia lì così e che questo arrivi lì così. Allora, tagliamoci tutte le mattature da 5 cm. Il sentiment lo farò, visto proprio che non usiamo, almeno io non userò costelle, voi se volete potete costellarlo su un bannerino, quello che volete. Io lo ritaglio a mano. Sono 4, 5 e 6. Adesso mi incollo le foto sulla mattatura e poi così le dispongo. Prendiamo il biadesivo e iniziamo a incollarle. Magari dritte, però facciamo dall'altro lato, usiamo la nuvola. Ok, poi così me le dispongo un po' come voglio. Sono 3. Io avrei dovuto metterlo su nero. 5 e l'ultima. E l'ultima che giriamo magari. Per fortuna che la nuvola si asciuga completamente trasparente, perché sennò. Ok. Ok, allora. Vediamo un po' come disporle. Una, secondo me, sta bene qui. Un'altra la metterei qui e queste qua potrebbero essere messe qui così sopra questo. Una cosa così. Sì, potrebbe essere. Adesso ovviamente è tutto da incollare, però sì. Mi taglio ancora un fiorellino da mettere, magari una rosellina, vedete, di questi qua più piccini, anche questo per esempio. Questo qui non è male, perché guardate, lo ritagliamo da qui. Adesso vi faccio vedere. Qua io lo ritaglierei da qui. Alla fine non mi avanzerà niente di questo foglio, cosa banfo, che poi le cose che mi avanzano le uso per altri lo, mi avanzerà niente perché lo sto tagliando tutto. Vabbè, tutto a posto. Allora, sono arrivate anche delle novità. Pink Paisley, Vicky Boutin. Guardate sul sito le carte nuove. Ci sono tutte la collezione Baby. Voilà, guardate questo qui, per esempio, potrebbe essere messo tranquillamente qui dietro e sembra uscire naturalmente da, perché è piatto già di suo. E qui c'è un altro così che ritaglierei. E lo facciamo uscire sempre dal fondo. Anche il rametto, se riusciamo. Tutto ritagliato, merita parti, forbici, tac, e via. Sono così belli questi rametti. Beh, perché desbosco, non mi curo delle forme, non è che io ritagli bene. Allora, iniziamo ad incollare, per esempio. Questo qui dietro direi che alla fine mi piace come idea, quindi lo metto qua.
Questo qui sono stata larga con le misure proprio per permettermi di non dover mettere la colla a vista, perché qualsiasi colla comunque sul vedete sul vellum si vede. E ci incolliamo questo sopra. E ovviamente non ci ho preso con le misure, ma tanto io lì ci metto il fiore, che problema c'è? Così lo metto, così mi va benissimo. Vedi a farla splendida? Avrei dovuto misurarlo. Vabbè, incolliamo, metto il biadesivo e poi ci metto anche un po' di colla nuvo. La colla nuvo prima o poi tornerà. Si sono persi il mio pacco, la solita fortunella. Allora, questo lo incolliamo a filo perché hanno la stessa misura. No, io questi non li butto via perché l'idea è di crearsi un piccolo stash, come dicono gli americani, no? Una piccola riserva di materiali da cui possiamo attingere poi anche per i prossimi lot. Questo lo spessoriamo un pochino. Per esempio nel prossimo, in quello di marzo, c'è un sacchettino intero di paillette di Pretty Pink Posh, che sicuramente c'è l'oro, c'è il teal, che sono colori che comunque mi piacciono tanto, quindi sicuramente vi ripropinerò. Quindi allora, via, i rametti li lasciamo svolazzanti e iniziamo ad incollare senza pensarci troppo. Copriamo le magagne, tac. Poi abbiamo detto lui qui così, e lo incollerei già, magari lo spessoro anche lui, perché no? C'è un pezzettino che si vede e noi brutalmente lo tagliamo. Dici, semplicemente è facile quando ne hai così tante a portata di mano scegliere quelle che stanno bene tra di loro, secondo me. Io ultimamente le sto scegliendo online perché le devo ordinare considerevolmente un po' di tempo prima, altrimenti ciao. Però ok, una cosa così, di modo che quasi si tocchino. Poi abbiamo tutte le nostre foto, di cui una, certo, una, questa qui la vorrei mettere qua, la spessoriamo. Un po' il trucco è non pensateci troppo, non stiamo dipingendo la Cappella Sistina per fortuna. E poi da qui ci mettiamo questa, potremmo addirittura spostarla un briciolino più giù così. Poi adesso abbiamo la macchia di colla, decidiamo che sta benissimo lì e che questo rimane lì così. Così, queste, lì poi ci mettiamo degli enamel dot, li abbiamo presi apposta. Poi come disponiamo queste? Una potrebbe essere qui in mezzo, ci sta giusto bene. Poi una, due, me ne manca una, eccola qua. Com'è che mi sono stretta? Perché avevo deciso che questo qui sarebbe stato così. Così, così, così e così. Una cosa del genere. Magari questo, guardate che operazione a cuore aperto. La incidiamo. Ok. Così questa la posso infilare qua sotto, per esempio, quella della miccia. Anche questa dovrei fare così, però. Questo è il non pianificare le cose prima. Ok, questo è così. Allora, la foto di Tai la infiliamo qui. Vedete, così è il ramettino sotto. Adesso ci metto un pezzettino di spessorato e siamo a posto. Sul lato esterno, perché di qua ho l'altro spessore, quindi mi darebbe un po' fastidio. Così. Una. C'è un po' di... Poi,
No, potrei anche, se avessi ritagliato bene quel rametto lì, avrei, ma non mi ci vedo proprio ritagliare quel rametto lì così. Questa la mettiamo lì così, questa qui, e questa in realtà potremmo metterla anche qui sotto. Potrebbe essere una cosa così. Sì, tutte sparse. Adesso vediamo poi dove mettere il sentiment. In realtà forse questa sarebbe meglio metterla qui, o forse una foto, perché mi serve uno spazio per il sentiment, che in realtà io avevo pensato anche di timbrare direttamente qui, ma non mi sono lasciata lo spazio. Vabbè, vediamo. Tipo, potrei mettere così e questa qua sotto, che non sarebbe neanche malvagia. Potrebbe essere una cosa del genere. Mi vedi sfocata? Adesso provo ad avvicinarmi un po'. Meglio? Allora, poniamo che questa possa essere l'idea. Avevo tagliato un altro fiore, eccolo qua, di base, che potrebbe venire proprio giusto giù da qua. E lo incolliamo subito. Così. Ok, adesso mi ci manca praticamente solo da mettere i miei enamel dots, che inizierei a mettere lì, e poi timbro il sentiment. Magari potrei timbrarlo sul retro della carta della Renke, che mi ha avanzato questo pezzettino, o anche un pezzo in realtà del cartoncino di Tommaso, che è lo stesso punto di bianco. Vediamo se sono lo stesso punto di bianco anche col cartoncino di Tommaso, ma mi sa di no, vedete, è molto diverso. Quindi in realtà io uso questo, il retro della carta della Renke. È un peccato usarla così, forse sì, però il mio lo decido che ne vale la pena. Allora, apriamoli questi enamel dot. Ce ne sono 1200, sono meravigliosi. E i colori, questi li ho scelti a video, quindi diciamo che è stata anche proprio un po' una botta di lato B. A little bit, ogni tanto ci va. Allora, io gli enamel dot amo metterli a gruppetti di tre. E proprio mi piacciono tanto. Qui ci sono anche i cuoricini. Per esempio, prendiamo un cuoricino di questi e lo mettiamo qua vicino alla mia tie. Poi ne mettiamo anche uno vicino a Sirius, ovviamente, perché ce lo mettiamo sul guancino. Patatino. Ok. Poi, allora, incolliamole comunque qualcuna di queste foto, perché in realtà non le ho fermate. Però direi che la disposizione non mi dispiace, quindi le fermerei. Sono tante, 6, però in realtà io non esco mai di qua. Ho dimenticato di fare l'unica foto, di stampare l'unica foto che ho fatto fuori di qui a un concerto, ma va bene lo stesso. Qui di adesivo lo fissiamo qua così, e anche questo lo fissiamo qua così. Ok, qui dobbiamo fare questa operazione chirurgica, non so se vedete, ho dimenticato di tagliarlo. Ok, i rametti vanno bene così. Ciao Angela, dopo quello con Enza Gudur il mio... cioè non giriamo la fotocamera, che sto conciata malissimo dopo 2 giorni di litigate con Excel. Volevo zoomare un pochino. Non ci riesco la fotocamera. Ok. Ok, mettiamo un altro po' di enamel dots, visto che ne abbiamo in abbondanza. Uno qui. A volte basta veramente molto poco. Cioè non servono tante cose. Ed è molto più difficile, secondo me, fare cose belle con poco che non con tante cose, perché ci va un pochino più di gusto. Però quando abbiniamo bene le cose, bene, cioè me lo dico da sola. Vabbè. Però mi piace come li ho abbinati, quindi insomma sono contenta. Ne metterei uno qui. Qui c'è qualcosa che devo coprire? No, tutto sommato va bene. Allora, questi ci avanzano per i prossimi lo, non so se ce ne saranno ancora con questi colori. Per ora il prossimo sarà sui toni del grigio azzurro, del Tial. Quello di aprile sarà sui toni del giallo e forse del verdino, adesso vedo, sto ancora scegliendo. Però intanto la plancetta di quindi è finita, praticamente finita. Allora, dunque, potremmo
fare diverse cose. Potremmo timbrare innanzitutto sicuramente sul retro della carta della Renke, adesso questo lo spostiamo un secondo, sul retro della carta della Renke il sentiment che più ci piace, e io userò Fall in Love, e questo è Innamorati. Qui ci sono tutte le frasette, delle luci nei tuoi occhi, del tuo cielo, delle mie belle piccone, insomma ne ho scritti un po'. Prendiamo la platform. E mi timbro. Allora, io lo faccio solo con quello che c'è nel kit, però potreste, per esempio, un'idea è di timbrare sul nero e imbossare in bianco, oppure timbrare in bianco. Questo potrei farlo, per esempio. Allora, prendiamo il cartoncino qua, lo mettiamo anche così, e poi vediamo. Allora, il mio sentiment sarà Fall in Love. E lo timbro in nero. Ho qui il mio inchiostro della... mettiamolo qua così, poi decido come tagliarlo. Ho qui il mio inchiostro di Gina Kay. Aspettate che spostiamo un po' quella, che è un po' tanto spessa. Così. Ok. Inchiostriamo. Questo è il tampone che c'era nello starter kit, ovviamente potete usare qualsiasi tampone che vogliate. Perfetto. Mi sto anche divertendo un sacco a comprare fonte. Ve lo dico, qualcuno mi dovrebbe fermare, un tempo compravo scarpe, adesso compro fonte. Compro anche un sacco di altre cose, eh! Per carità, mi difendo bene in termini di shopping. Allora, poi ci tagliamo anche qualche altra frasetta. Vediamo un po'. With the sound of your laughter, with a beautiful soul, with your foolish friends. Tutto ciò che fai. Io metterei with your own self, che vuol dire innamorati di te stesso. Che è una lezione che ci si mette anni ad imparare. With the sound of your laughter, con il suono della tua risata. Metterei qui così, e poi ci metterei anche with the colors of your sky, con i colori del tuo cielo, qualsiasi essi siano. Aspetta, si parlava di cielo anche nel mio biglietto di Natale. Allora, questi sarebbero i miei sentiment. Vediamo se ho a portata di mano. Vediamo, non so se ce l'ho qua. Cercavo lo sugar cube della Tailored. Sicuramente qua da qualche parte, dove... Sugar Cube e il bianco. Facciamo una prova. Non esiste la timbrata bianca, ok? Elaboriamo questo lutto, perché non esisterà mai nessun tampone che è in grado di darci una timbrata bianca bella quanto quella che otteniamo invece con l'imbossatura. Quindi una volta che superiamo questo lutto possiamo anche andare oltre. Ci sono dei tamponi bianchi che hanno una bella resa. Lo Unicorn della Hero Arts, per esempio, mi dicono, ci vediamo, ci sentiamo poi, ciao, mi dicono avere un'ottima resa. Ah no, perché li sto mettendo via, che dovrei provarci. Allora, di ravanamento, sì. Allora, proviamo a timbrare sia, questa è proprio solo una prova, sia il sentiment grande che una frasetta piccola, che potrebbe essere with a beautiful soul, with your foolish friend, with a beautiful soul. Proviamo. Ok, allora, apriamo. Allora, riuscirò a macchiarmi? Io ritengo di sì. Vediamo un po'. O macchiarmi o farmi male.
bello ricco. Questo è un pigmento, non è un inchiostro, perché è bianco. Mi sembra bello potente. Allora, lo ritimbro, non perché non sia bello, ma perché tra un po' quel bianco verrà in parte assorbito dalla carta e quindi diventerà più grigino. Ed è molto bello. Togliamo il timbro, salvietta, sta venendo via tutto perfettamente. Rimettiamo lo unicorn, me lo dicono in tanti, io ogni volta che mi arriva in negozio poi non riesco mai ad andarmene uno per aprirlo, però mi avevano parlato molto bene anche di questo della Taylor ed è quindi in realtà l'ho provato, l'avevo già provato e l'ho perso, quindi quando poi lo ritroverò ne avrò due, ma chi volete che se ne accorga? Tommaso se viene a rimettermi a posto la craft room, ma... Allora, bello è bello, potrei usare lui. Ma sì, dai, usiamo lui. L'ho timbrato anche in bianco. Scusatemi, l'ho timbrato anche nero su bianco. Boh, potrei usare lui. Vediamo. Mettiamo via la platform e abbiamo qua le nostre due timbrate. Allora, adesso è bianco. Penetrerà nella carta e diventerà più grigio. Non esiste un tampone bianco veramente spettacolare, non solo Unicorn come sia, io un tempo usavo lo Stazon che è buono, però mamma mia, poi toglierlo dai timbri è una roba senza senso. Questo è lo Sugar Cube della Tailored Expression. Quindi nel momento in cui questo comunque un po' si asciugherà, io l'ho timbrato due volte, diventerà più grigio, quindi non rimarrà questo contrasto pazzesco. Io adesso sono indecisa se usare il nero, che comunque mi piace molto da mettere, cioè la timbrata, scusatemi, nero su bianco, o se usare il nero. Potrei usare il nero mattato di bianco e usare e mettere le frasine nere. Potrebbe essere un'idea. Adesso li taglio tutti e due e poi decido, perché mi piacciono tutti e due molto, quindi... E poi sono tanto stanca per decidere. Sono state giornate pazzesche. Allora, tagliamo questo. E lo tagliamo tipo così. Dite tutti nero. Proviamoli entrambi e vediamo cosa ci piace di più. Ok. Questo adesso io non lo taglio col punch, non gli faccio le codine col punch perché so che lo rovinerei perché mi mangia via troppo spazio, ma faccio così. E adesso gli taglio una piccola mattatura bianca. Proviamo. La mattatura bianca la prendo da qua, dal bianco del retro della carta della Rank, perché è un punto di bianco diverso. Se uso questo un po' mi infastidisce. Devo dirvi la verità, perché è tanto diverso. Difficilmente mi faccio infastidire per queste cose. Allora, l'altro giorno guardavo Enza Gudro che faceva questa cosa qui durante il corso completamente a mano. Clelia non se la sente di farla a mano questa cosa. Adesso lo tagliamo così. Più o meno qui. Ecco, l'ho tagliato male. Lo ritagliamo nuovamente. Una cosa così. Allora, praticamente andiamo così. Non l'ho tagliato della misura giusta, sono una cretina. Vabbè, facciamo così. A poche cose non c'è rimedio. Così, da questo lato. E adesso sì, questo lo riprendiamo a mano. E lo mettiamo qui. Vedete che un po' si sta già assestando.
Sono tamponi quelli chiari, quelli che hanno il pigmento che timbra anche sullo scuro, molto molto ricchi, molto molto umidi. Anche gli oxide che timbrano su nero ci mettono un pochino, poi si opacizzano, ma l'oxide è normale che si opacizzi di suo. Però la resa è comunque sempre molto bella. Un po' di colla e questo poi lo spessoriamo e lo mettiamo. Se spostassimo la foto. Adesso ho strappato tutta la carta sotto, ma non importa. Se lo mettessimo così. Così. Questo lo rincolliamo, nessuno di voi ne avete visto niente. Questo gli mettiamo un pezzettino di spessorato. Ok, gli mettiamo un enamel dot, tipo questi qua chiari, tre piccolini qui. Uno, due, tre. E adesso mettiamo i piccoli sentiment. Questi terrei quelli bianchi, vediamo se mattarli di nero. Adesso intanto me li ritaglio. Allora, sono andata un po' tanto a filo con questo qua. Allora, così e lo tagliamo anche così. Gli enamel sono stupendi. Adesso credo settimana prossima, inizio di quella dopo, arriva l'ordine di Altenew e quindi arrivano anche la collezione di carte e di abbellimenti relativi. Questo possiamo mattarlo con un briciolino di nero, ma proprio poco poco poco. Possiamo addirittura azzardare e tagliarlo a mano. No, no, no. Non voglio sfarzar male nessuno, è facilissimo, solo ritagliato. Così. Con i colori del tuo cielo, quindi innamorati con i colori dei colori del tuo cielo. Questo lo mettiamo qua così, qui sotto. Un po' più sotto, Clelia. Ok, così. Poi abbiamo With Your Own Self, con te stessa. Di te stesso, scusatemi, with your own self, e questo lo lascerei così e lo metterei qui a mo' di memento. Poi ne abbiamo ancora uno in bianco che ho perso, eccolo qua. With the sound of your laughter, con il suono della tua risata, lo metterei qua. Adesso lo tagliamo. Potrebbe essere semplicemente anche solo qui così. Mattato di nero, why not? Alla fine del nero non me ne è avanzato niente. Tagliamone un pezzettino. No, usiamo questo, così facciamo finta che un pezzetto mi avanzi. Ho detto, ah, ne metto uno intero, così poi ne ho per i prossimi lo. No, trilli. Avrei potuto stringere anche ancora un pochino di più, eh. Thank you. Where are you watching us from? Ok. Bene, qui mi azzardo a ritagliare a mano, però ho perso le forbici, eccole qua. Allora, incolliamo. Un tempo Gian Maria mi disse no fiori. Nel prossimo ci sono dei rami. E sto cercando di evitare i fiori per aprile. Ci sto provando, è che i fiori mi cercano, mi trovano.
e lo mettiamo qua così, così copre il ritaglio che non è perfetto. Qui ci mettiamo un enameldo piccino piccino o una stellina, un cuoricino. Ci mettiamo un cuoricino. E questo qua, ah no, devo timbrare ancora January e My Twelve Tales del 2019. Adesso prendiamo il timbro. Allora, riprendiamo tutto quello che c'è nel kit. Un blocchetto di acrilico. Allora, il lo è finito. Non hai foto di febbraio, avrai foto dei tuoi pelosetti. Anch'io non sono praticamente mai uscita di qui. Allora, prendiamo anche il timbro del 7 di gennaio, dove c'è l'hashtag MyTwelveTales. Allora, questo qui mi è stato richiesto da diversi, quindi sto pensando di farlo ristampare e darlo, ormai siete abituati a riceverli senza inserto, quindi e darlo a chi lo desiderasse per poter completare il progetto. Nel caso scrivetemelo, io vi avviso quando arriva, ne farò stampare un foglio dove ce ne saranno, boh, penso una quarantina, quindi. Allora, questo lo mettiamo qui. E lo rimettiamo nel kit di nel 7 di gennaio. Poi prendiamo Feb. Molto semplice, Valentina. Se hai visto tutto il video, ci ho solo ritagliato. E direi che abbiamo finito. Adesso vi tolgo un po' di zoom. Ok, così vedete tutto il casino che c'è su questa scrivania, su questo tavolo, ma tanto lo so che voi non verrete a mettere a posto e soprattutto non vi formalizzate per tutto il disastro che c'è. Allora, ricapitolando, questo qui è il mio però mi ha avanzato un pezzetto di vellum. Ormai sei abituata a ritagliare, sì, beh, hai fatto praticissima in questi giorni con il corso di Enza. Allora, il timbro del tuo figlio l'hai spedito oppure l'hai fermato per inconveniente? No, li ho spediti. I timbri li ho spediti, sì, e in realtà sono terminati, quindi non so se poi li faremo ristampare ancora, vediamo un po' come vanno le richieste. Mi hanno poi mandato gli inserti tardi, quindi magari se poi lo volete ve li mando in separata sede. Allora, questo qui è il mio lo di febbraio, vi riprendiamo quello di gennaio. Ecco qua, questo qui sono i miei due del progetto My Twelve Tales, gennaio e febbraio. Semplicemente si fa memoria con le foto che abbiamo, con 4, 5, 6 foto, una, due, quelle che volete. Il kit è molto molto semplice, lo stiamo postando nel gruppo. Rachele, forse tu è ancora qui. Se dovevo spedirlo che c'erano già le spese, forse mi è sfuggito, scrivimi un messaggio, perché se me lo dice adesso io non mi ricordo neanche più come mi chiamo dopo queste giornate, quindi. Cosa stavo dicendo? Allora, pubblichiamo nel gruppo. Il progetto è questo qui. Pubblichiamo nel gruppo con l'hashtag, o su Instagram o sui vostri social, con l'hashtag My 12 Tales of 2019, le mie 12 storie del 2019, è un modo di fare memoria velocemente. I kit sono veramente basic, avete visto, non ci sono fustelle, guardate il timbro che si sta, il bianco che si sta un po' cedendo, è sempre molto bello, però comunque sta un po' cedendo. Ci sono tendenzialmente dentro la plancetta di timbri, un po' in italiano, un po' in inglese, delle carte e un set di abbellimenti generalmente per il prossimo. Ricordo a chi non l'avesse ancora fatto di fare l'ordine dal link che vi ho mandato per prenotarlo e per procedere con il pagamento. E quello dei locchetti. Ah, ok, non stai parlando con me, ok. Che altro raccontarvi? È semplicemente una scusa per costringerci a metterci lì, stampare le foto e fare memoria. Questi ci si mette veramente 20 minuti una volta che abbiamo il materiale e decidiamo di usare solo quelli. Io questi li conservo nei page protector, ci sono i page protector A4. Se mi avvicini l'album, quello marroncino, vi faccio vedere gli altri. I lavori sì, sempre nell'album, poi potete pubblicarli se volete mettere l'hashtag mi fa piacere. Se adesso andate a vedere su Instagram e mettete l'hashtag My Twelve Tales of 2019, ci sono tantissimi lavori. Nell'album che abbiamo sul gruppo ce ne sono tanti. Vuol dire che quindi insomma ci piace questa cosa del fare memoria, che è una cosa comunque sempre, sempre bella, sempre positiva. Vi faccio vedere l'album, Mara, in cui li conservo.
Io li conservo qui, c'è chi li appende, c'è chi li incornicia, io li metto qui dentro. Questo è un album a 4, qui ci sono quelli dell'anno scorso. Questo è il mio gennaio del 2018, quando eravamo pochi a farlo, adesso siamo, siamo tantissime, siamo più di 100. Gli album ad anelli non sono ancora arrivati, dipende quale hai ordinato. Gian Maria, ce n'è un tipo che non mi hanno ancora mandato, quello a righe blu, e secondo me Never a Joy è, uno, è quello che hai ordinato tu. Sono fortemente in ritardo questi fornitori, che ci vogliamo fare. Questo è il mio febbraio, il Guido D, questo è il mio marzo. Silvia, il tuo album c'è, il tuo sono sicuro che c'è perché ho presente dove è il tuo pacco e visivamente c'è. Appunto, Gian Maria, ma ti stupisci? Never a Joy. E lo dice una che ha cancellato 12.000 prezzi. Questo qui adesso non ne ho, Sabrina, non ne ho in casa, ma dovrebbe ritornarmi questo craft. Ce ne sono diversi altri a 4 sul sito, lo trovate scritto nel nome del prodotto. Se volete questo craft scrivetemelo che ve lo rimetto in preordine quando arriva, poi ve lo metto via. Questo qui è il mio aprile, quando abbiamo iniziato a fare i corsi live. Questo è maggio, il mese del mio compleanno. Questo è giugno, viaggio a Londra con Miranda agli studios di Harry Potter. Questo è luglio. Questo è agosto, mia cugina in Sardegna. Questo è settembre, dove ci sono un sacco di foto. 30x30 ce ne sono anche diversi, è sul sito. Questo è novembre, mi piacevano tantissimo questi colori e poi il contrasto con i ritagli di Tommaso così. E questo è il mio, no scusate, questo è ottobre, perdonatemi. Questo è novembre. E questo qui è il mio dicembre. E poi adesso sto iniziando a fare quello del 2019. Questo è il mio gennaio, con le foto di gennaio del Cha e di Francoforte. E questo è il mio febbraio. Questa è la mia piccolina. Questo è Sirius e quell'altro sono io. Silvia, il tuo è arrivato. Ma guarda, non ci va niente, cioè non ci va niente a fare lo, non ci sono regole, stai facendo memoria. Io posso dirti come usare un embosser, come fare una timbrata, non posso certo dirti come raccontare un tuo ricordo. È una cosa che ognuno fa a proprio gusto, a proprio piacere. In questo modo con il kit in realtà ci obblighiamo ad usare solo quello che c'è nel kit, almeno io sto facendo quello. E quindi è facile, è veloce. Io adesso li sto pensando prima perché devo mettervi il kit insieme e devo farlo con un certo anticipo e devo trovare dei materiali che posso reperire in un numero così elevato, perché siamo quasi 130 a fare tutto il progetto, quindi è un po' più complicato. Però prima arraffavo quello che c'era intorno e lo facevo. Tante foto fanno sì che lo spazio per il resto sia poco, ok? Quindi non esitate, stampatele queste foto, ce le teniamo tutte sul cellulare e poi non ne facciamo niente, stampiamole, facciamoci qualcosa con i ricordi, è bello lavorarci intorno, è bello abbellirli, in questo modo usiamo anche un po' le carte, le strappiamo, le tagliamo, è bello, a me piace. E insomma, quest'anno siamo tanti a fare questo progetto, spero che poi andremo avanti anche per il 2020. Per il 2020 magari poi ci organizziamo anche in maniera un po' diversa, vediamo, sto strutturando delle cose, seguitemi. Per ora vi saluto. Abbiamo chiuso, domani in pausa pranzo, se riesco a fare il live, magari vi montiamo una o due scatoline di moda scrap, ci proviamo. Domenica mattina vi faccio vedere il progetto del My Calendar 2019, per chi non se la sente di fare il low, con tante foto potete fare il progetto del calendario. Una foto al mese, una. Non so se l'avete visto, l'ho fatto vedere all'inizio del live. E basta, adesso vado a svenire sul divano perché oggi ho finito di lavorare il database del nuovo sito, quindi la settimana prossima, si spera, importeremo tutto, quindi secondo me 13 giorni abbiamo tutto sul sito nuovo. Ripeto, sono astemia, altrimenti mi ubriacherei. Potrei ubriacarmi col pumpkin spice, adesso ci provo. Oppure mi compro un barattolo da 5 kg di Nutella. Adesso vedo, ci ragiono un attimo. Per ora buona serata, grazie a tutte, adesso faccio le foto all'ho e poi svengo sul divano. Ciao ciao!